Ben ritrovati a Storie, la nostra trasmissione dedicata a volontariato, associazioni e terzo settore. Questa puntata è dedicata all'Agape, associazione genitori, amici, piccoli e emopatici. L'Agape è una grande famiglia che dà sostegno ai bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia dell'ospedale di San Giovanni Rotondo. Siamo stati a Melfi, dove l'Agape ha una sezione attiva dal 1997. L'Agape è un'associazione di genitori di bambini affetti da leucemie e tumori in cura nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di San Giovanni Rotondo. Dal 1992 l'associazione Genitori e Amici Piccoli Emopatici sostiene le famiglie e rende meno traumatico il ricovero dei bambini. 20 anni fa mia figlia si ammalò di leucemia e eravamo ricoverati nel reparto di ematologia adulti, perché a San Giovanni Rotondo non c'era ancora un reparto di oncoematologia pediatrica. Da lì nasce l'idea di creare un'associazione di genitori di bambini per stimolare l'ospedale a creare anche un reparto di oncoematologia pediatrica. Oggi Agape conta 2.000 soci, di cui 1.000 genitori, 50 volontari che operano in reparto e 10 sezioni periferiche, fra cui quella di Melfi, la prima sezione distaccata nata per iniziativa di Mario Sapio. Quando nel 95 che si ammalò mia figlia, io sono stato, diciamo, catapultato in questa associazione. Volevo lavorare, volevo stare con la mia famiglia, volevo stare vicino a mia figlia, volevo stare vicino a mia moglie. E il presidente un giorno, preso da mia moglie, che dice: mi devi aiutare con Mario, e quindi mi presi due sberle, dicendomi che non era cambiato assolutamente niente della mia vita, che la mia vita doveva continuare così com'era, solo che c'era questo problema che dovevo risolvere. Primario, gli ho detto: sì, avete ragione, anch'io voglio aiutare queste famiglie. Per me ogni bambino che si ammala di questa malattia è un mio figlio, quindi un genitore che farebbe per proprio figlio? Farebbe di tutto. E quello è quello che io mi sono dato come una missione. I volontari Agape che cosa fanno? Danno un supporto ai bambini e alle famiglie, ai bambini con giochi nella sala giochi, con attività ludiche, con attività creative, come può essere le mani in pasta, la pasta del sale. Per le mamme ci occupiamo di attività che possono passare dal decoupage, attività anche ginniche, di rilassamento. Agape a Melfi quanti soci conta? L'Agape a Melfi conta come tesserati 120 soci, però di attivi che sono nel direttivo siamo 10-12. Come vi sostenete? Noi ci sosteniamo con delle attività tipo raccolta fondi. Abbiamo il supporto dalla parte dell'amministrazione che ci permette di stare in una sede di questa. Abbiamo il supporto di amici. Quali obiettivi e quali traguardi avete raggiunto da quando la sezione è aperta? Il 22 dicembre abbiamo inaugurato la nostra casa, la Casa Angeli e Sogni a San Giovanni, che è composta da 9 stanze, 2 mini appartamenti per i trapiantati, e in più ci sta un piano seminterrato dove ogni stanza ha il suo scompartimento di frigo, ha il suo scompartimento di dispensa. Questo è stato il nostro sogno che abbiamo condiviso con il nostro presidente, perché il suo sogno era quello di fare una casa
di una casa lì, una casa Agape a San Giovanni. Avete già un obiettivo futuro dopo la realizzazione di questo appartamento per i genitori? Renderlo più accogliente possibile, quindi creare quelle attrezzature indispensabili per far sì che ogni famiglia si senta a proprio agio e nell'essere sereno trasmette serenità ai propri figli. Possiamo risolvere tutti i problemi sociali che le famiglie hanno fuori, però almeno le spese dovute alla malattia riusciamo a sostenerle. Un obiettivo che ci siamo posti è quello di aiutare anche persone che vengono da altre nazioni. Siamo in contatto per esempio con l'ambasciata di Pristina in Kosovo che ci mandano casi umanitari e noi provvediamo al viaggio aereo, all'assistenza alberghiera, anche a vestirli perché vengono a volte senza niente e poi quando vanno via provvediamo anche alle medicine in qualche maniera, tutto quello che possiamo dare a queste persone che stando lontane non hanno la possibilità di curarsi bene nei loro paesi. Mario, qui c'è un po' la storia della vostra associazione, una raccolta di foto che parlano di tutte le attività che voi mettete in campo ogni giorno per i bambini e per i loro familiari. Su queste foto ci sono feste di compleanno, feste di carnevale. I bambini li portate anche all'esterno però. Sì, sì. L'Agape Melfi ha organizzato una lotteria nel 2008 portando circa 80 bambini a Gardaland. Abbiamo fatto fare una crociera sul lago, li abbiamo portati a Fasano. Siamo stati dal Papa in Piazza San Pietro, dove il Papa poi si è avvicinato ai nostri bambini, se li ha baciati tutti. Il Papa è veramente straordinario. Un'emozione incredibile quel giorno. E noi abbiamo seguito l'Agape in una delle tante iniziative con genitori e bambini. Abbiamo trascorso una giornata alla Barilla di Melfi che con l'associazione collabora alla realizzazione di alcuni progetti. Una giornata fuori dal reparto per scoprire come nascono merendine e biscotti. L'Agape è stata ospite il 7 aprile nello stabilimento della Barilla a Melfi. Qualche ora di svago lontano da cure e corsie d'ospedale. Prima un giro in fabbrica, poi tutti con le mani in pasta. Per noi è un grandissimo onore, un grandissimo piacere ospitarli qui per passare una giornata diversa dal solito. Abbiamo organizzato un progetto di mani in pasta con un prodotto nostro, che sarebbero i tarallucci, e verrà fatto tutti dai bambini che sono intervenuti oggi. La Barilla è una grande famiglia che si apre alle famiglie. È vero. In passato per avere mia figlia ce n'è voluta e grazie a loro, grazie ai permessi, sono riuscita ad avere mia figlia. E quindi una giornata con i bimbi è bello. Oggi siete tutti volontari? Siamo dipendenti volontari. La Barilla ci ha dato questa possibilità di fare un po' di volontariato e io, siccome mi sono recata a San Giovanni Rotondo per l'inaugurazione della Casa Famiglia, ci tenevo in modo particolare, anche perché lì abbiamo avuto un'esperienza veramente toccante. Sentir parlare le persone che hanno bambini in quella realtà ti apre un mondo nuovo.
Da poco l'Agape ha aperto una casa a San Giovanni Rotondo, anche voi avete partecipato. Crediamo che sia un progetto molto importante, far sentire queste famiglie un po' a casa. Barilla significa famiglia, significa casa. Solo il fatto di trovare nelle dispense magari i nostri prodotti, quindi la spesa già fatta, può dare l'idea di sentirsi un po' più a casa. A volte un piatto di pasta caldo non è solamente un cibo, ma è un qualcosa di più che vuol dire sentirsi in famiglia. L'Agape è nel nostro cuore, quindi diciamo che abbiamo iniziato una collaborazione che spero darà ancora più frutti. E l'albero della vita piantato dai bambini e dai dipendenti all'esterno della fabbrica, oltre a sancire il legame con la Barilla, è un messaggio di speranza per tutti. E sono tante le storie che i volontari e i soci Agape hanno voluto condividere con noi. Di storie ce ne sono tante. Forse quella che mi ha colpito di più è stata di un amichetto di mia figlia. Perché eravamo così uniti come famiglie. Al momento che poi quel bambino non ce l'ha fatto più, per noi è stata un'esperienza che ci ha segnato. Ricordo la storia di una bambina che noi abbiamo, che non voleva, non aveva un atteggiamento molto disponibile nei confronti dell'Agape. So che Mario poi è andato a casa, loro non volevano nessuno, non volevano aprirsi agli altri, volevano soffrire da solo, no? Poi alla fine non solo si è inserito nel gruppo, ma è diventato un volontario. C'è una storia in particolare che ha segnato il suo percorso da quando è volontaria Agape? Vabbè, ce ne sono tantissime, quelle che finiscono bene e quelle che purtroppo non finiscono bene, e noi siamo sempre a fianco di queste famiglie, di queste mamme che vivono questa malattia, a volte col sorriso o col pianto, ma noi siamo sempre con loro e le sosteniamo come possiamo. Mia figlia un anno dopo del trapianto non ce l'ha fatta, e quindi io dico sempre che è andata a arricchire la schiera degli angeli. Siamo in un campo in cui parliamo di malattie serie. E ovviamente non tutti ce la fanno, anche se negli ultimi 20-30 anni si sono fatti grossi progressi. Più che una storia, io vorrei dire che la forza dei bambini e la forza dei genitori è grandissima. Non ho mai visto un genitore crollare sotto questo peso. E non ho mai visto un bambino lasciarsi andare, anzi hanno una capacità di recupero enorme, e soprattutto quelli che ci hanno lasciato, cioè i nostri angeli, non ci abbandonano, restano con noi, deve solo cambiare il rapporto. Ho conosciuto questa associazione dovuta alla malattia del mio piccolo Vincenzo. Vincenzo sta bene, ha comunque attraversato anche un periodo di recidiva, purtroppo, e con l'aiuto del reparto e di tutto il nucleo, Vincenzo ha risuperato l'ennesima prova e adesso sta benissimo. Nel libro dell'Agape sono racchiuse tutte le storie dei ragazzi che hanno combattuto contro la malattia, storie di chi ce l'ha fatta, che raccontano voglia di vita. Mai arrendersi e combattere sempre, e combattere soprattutto col sorriso.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Prima di salutarvi vi ricordo il nostro indirizzo mail storie.lanuovatv@gmail.com. Arrivederci, a domenica prossima.